Buon pomeriggio, saluto e ringrazio nuovamente Liberi TV per questa occasione. Oggi i miei ospiti, salutano ancora. Oggi parleremo di questo quadro, che è un quadro che rappresenta la paesologia, un tema a me caro per quanto riguarda i piccoli centri, i piccoli paesi del meridione. Dobbiamo dirlo, oggi è un tema molto trascurato. I piccoli paesi continuano a spopolarsi, l'emigrazione continua ad essere forte da parte soprattutto dei giovani. Infatti vedo tanti miei amici ad oggi partire e rimanere, diciamo, a vedere il paese sempre più vuoto. È un tema che ho voluto trattare con la mia passione, l'arte, la pittura, e proverò a raccontarlo attraverso la rappresentazione di questo quadro. Al centro c'è una ragazza, una calabrisella, con delle vesti folcloristiche, però non è un abito copiato, ovvero un abito che c'è già, ma è un abito che ancora deve nascere. Ho voluto rappresentarlo così perché credo in una rinascita, ovvero quella della Calabria, la mia regione, a cui tengo veramente tantissimo, e credo che ad oggi i politici dovrebbero puntare tanto sulla rinascita dei piccoli centri. Il quadro appunto racconta questa calabrisella al centro, la rappresento così, con questi abiti di rinascita, perché una volta i gruppi folcloristici in Calabria erano tanti, tantissimi, quasi tutti i paesi avevano il proprio gruppo folk. Ad oggi sono pochi i paesi che continuano a praticare questa tradizione, quindi vediamo un calo della tradizione, come vanno a perdersi, ed è molto preoccupante la cosa. Alla nostra destra possiamo notare questo paniere, upanar, lo chiamiamo in dialetto milanese, veniva utilizzato per andare in campagna, comunque per mettere della frutta, della verdura, dei fiori o per mettere il pane, ed è vacante per quale motivo? Perché questi pepi sono la rappresentazione di tutti i calabresi andati via, emigrati chi all'estero e chi al nord Italia alla ricerca di maggior fortuna. Sono dei pepi sospesi. Questa sospensione rievoca il calabrese che spera di tornare nel proprio paese, riempiendo proprio quel panaro vacante che deve tornare pieno, deve essere riempito nuovamente. Il fondo è un fondo di terre, di ocra, ovvero la rappresentazione dei colori caldi che ha questa terra. E sulla sinistra compare questo scritto che io lo trovo fantastico, che è di Franco Armini, ovvero uno scrittore che ha inventato questa materia fantastica, la paesologia. E la frase recita: "Tornate, non dovete fare altro. Qui se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto." È una frase spettacolare che io, appena l'ho letta su suggerimento di un professore, l'ho trovata fantastica perché mi immedesimo proprio nella frase e rispecchia proprio il mio paese, Mileto, ma credo che tutti i paesi in questo momento siano veramente, diciamo, sotto questa situazione. Il tamburello è un simbolo di aggregazione. E infatti ricorda tutti i periodi in cui i calabresi si ritrovavano, si raggruppavano nelle piazze per ballare la tarantella, quindi è un simbolo di amicizia che è sempre nella speranza di rivederli quei momenti, perché è importante capire che anche tutti i ragazzi che sono tornati e hanno fatto famiglia poi al nord o all'estero, abbiamo notato come fin quando avevano i parenti in Calabria tornavano per le vacanze. Abbiamo visto anche che quando i parenti sono venuti a mancare, queste persone poi non sono tornate più. E questo è quello che veramente ci preoccupa, lo spopolamento della nostra terra. E il mio messaggio qual è? È un messaggio che ho voluto mandare appunto ai poteri politici per puntare nuovamente sui piccoli centri, perché hanno bisogno veramente di una rinascita. Poi ho rappresentato le unghie della donna per rappresentare la modernità, per appunto rievocare la contemporaneità, ovvero i colori che utilizzano oggi le ragazze quando si dipingono le unghie, ma è giusto per introdurre la modernità, così come ho fatto con il flash e la fotografia, che l'ho voluta rintrodurre in questo modo. La speranza, appunto, lo ripeto perché deve essere veramente un tema da trattare da tante persone.
è quella di vedere i nostri paesi rinascere, dove i posti di lavoro possono tornare a far comodo a tutti i giovani, soprattutto che sono andati via alla ricerca di fortuna dopo averla persa, perché qui hanno visto infrangere i propri sogni. E quindi questo è il tema che oggi mi preoccupa di più. Ringrazio ancora Liberi TV e niente, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata.